Ci vuole carriera, presente Vanali 87, vi dà il benvenuto ad un nuovo video e oggi si torna alla Jungle Challenge e finalmente possiamo davvero andare nella giungla. Sì, perché ho giocato un po' off camera con questi due poverini e più o meno hanno le abilità, le barre tutte verdi, quindi dove cavolo stai andando tu? No, finalmente possiamo viaggiare. Ora, anche i rifornimenti direi che ce n'è abbastanza. Ah, giusto, quel poco che ho fatto praticamente Hunter a... dov'è? Eh beh, hanno un po' ballato per aumentare l'abilità, cioè per il divertimento. E lui è riuscito ad autenticarlo. Dov'è? Allora, il primo reperto è riuscito ad autenticarlo ed è questo. Dove è andato? Questo qui, coltello agricolo di Amazzonite, che costa 640 simoleon, wow. Mentre il secondo, che ha provato, reperto che ha provato ad autenticare, che è un vaso, è questo qui. È vaso miscano falso, ovvio, cioè, ti pareva. Quindi direi che finalmente possiamo andare, sì, nella giungla. Quindi ci rivediamo all'inizio del sentiero. Finalmente eccoci arrivati qui all'inizio del sentiero e ora vediamo cosa c'è di bello. Non c'è niente da prendere, però vorrei provare. Chi è che ha la macchina fotografica? Tu. Va bene, vai qui insieme. Dove? Ah, è qui dietro. Eccolo qui, il primo varco. Uno. Il totem, è vero. Un attimo, devo scattare un paio di foto perché comunque, ok, scatta una foto, vediamo se troviamo qualcosa di bello da scattare. Sì, a parte i piedi di tua sorella, che ok, non ci fosse sta roba in mezzo non sarebbe malaccio. Fermo. Vediamo con un filtro se viene meglio. Là, wow. Ok, niente male. E volevo il totem, quindi più o meno secondo me qui puoi andare, mentre... Sì, va bene. Fai un attimo attività fisica, così poi iniziamo davvero ad andare in the jungle. Cosa? Uè! Ah, che babba io, scusatemi. Sì, babba io, vai qui, poi però se dimentico di dirgli scatto una foto, miseria. Ah. Sono proprio furba. Bella, a felce proprio. Dov'è? Eccolo qui. Vuoi là, così sì. Aspetta. A parte sta... Uè. Perfetto, ora tu devi solo più, consegui livello 4 e cerca un cubo. Ah sì, però finché non... Cosa? No, non grigliare un cavolo, trova un'area fuori dal sentiero e esamina tre trappole. Beh, primo... Bene, andate qui insieme. E poi, finalmente, per la prima volta... Apriti un varco con il macete, sperando che non me lo perda, perché se no so cavoli. Va bene che ho fatto in cerca di maceti, però caspita. Qui vuoi? Compro una parete d'arrampicata. Si può fare una foto? Mamma mia,
Bella foto che è venuta fuori, perfetto. E ora torniamo in giro, vediamo. Sì, tu vai a osserva. Oh, beh, osserva quello che vuoi. Fermo, fermo, fermo. Osserva cosa? Ah, non osserva. Scava. Cavoli, non me ne ero accorta. Si vede che non ho dimestichezza con questo pack, perché non me ne sono manco. Di qua dove si va? Di qua dove andiamo? Ah, bella casa. Qualcos'altro da scavare, da cercare, da trovare. Ma anche qui c'è da scavare. Cavoli, non me ne ero accorta. Aspetta un attimo, di qui. Ah, c'è una casa. Bella Peppa, c'è la casa con piscina. Beh, almeno il primo. Ok, almeno prima, il primo puoi anche farlo. Il secondo magari no. Dai, continuiamo che è meglio. Oh, raggiunto il livello 4 di archeologia. Hunter ha sviluppato un buon occhio per l'individualizzazione di siti di interesse archeologico. Ora può cercare cumuli di terra nella giungla. Perfetto! Quello che mi serviva per portare avanti la sua aspiration. Vedi, non perdermi il macete almeno. Ho paura! Ho paura! Sì. No, il macete l'è volato. Che? Beh, mi ha volato già via il macete. Ma perfetto, ma proprio ok. Al bacio. Ma porca. Giaguaro nella giungla. Oddio. Non abbiamo l'estintore. Allora, sentendo un verso minaccioso, Hazel si volta con cautela e vede un giaguaro che pattuglia il suo terreno con un oggetto luccicante fra le frauci. Il felino non ha notato la presenza di Hazel. Hazel deve restare immobile e aspettare che il giaguaro se ne vada, a cercare di spaventarlo, una forma fisica più sviluppata. Perché non abbiamo l'istintore? Quindi non hai la forma fisica sviluppata. Smetti di muoverti. Confronto felino. Uia. Mi sa che è la peggio. Il giaguaro si avvicina e Hazel resta completamente immobile. Il cuore le sale in gola appena si accorge che il giaguaro ha rizzato, scusatemi, le orecchie e si è voltato verso di lei. Per fortuna un forte rumore in lontananza attira l'attenzione dell'animale, che si allontana di corsa. Hazel è ancora scossa per il pericolo scampato e avrà bisogno di qualche tempo per calmarsi del tutto. Ok, sì, ma mi è perso il macete, antipatica. Ma porca pera. Iniziamo bene. Qui. Occhio al giaguaro, beh. Questo è avocado, come se non l'avessimo. Questa. Ok, ops, non lo sapevo. Come faccio a trovare. C'è solo l'avocado? Ah, è il cespuglio per far pipì. Oh. E. Il. Ma questo è il tempio. Però. Per il tempio. Trovo un'area fuori dal sentiero. Il tempio. Va bene, direi che. Direi un cavolo, perché non mi viene. Vieni qui insieme. Cos'è? Durante gli scavi del sito, Hunter ha trovato ammasso di terra a forma di reperto. Oh! Ah, ok, dopo proviamo dopo a cercare il cumulo di terra. Intanto direi che tu esercizio, fai un po' di robe che è meglio. Esercizio, stretching, flessioni, vediamo se riusciamo. Cerca un cumulo di terra. L'estintore. Oh, quindi è una cosa che non abbiamo preso. Oh, ops. Pietra miliare completa. E vai. Quindi adesso devo il livello 7.
determina 3 punti di scavo, trova 5 di qualità eccellente, ma porca miseria. Già prima ne aveva trovato un eccellente. Dov'è la macchina fotografica? Vediamo se riusciamo a scattare una foto del ponte, sì, del ponte, non della... Sì, del ponte. No. Non mi piace come sei messo. Qui. Il mouse fa di nuovo capricci, ma sarà perché è il caldo. Scusate, scatto una foto. Voilà. Allora, sì, no. Bella la cascata, mi piace. Allora. Sì, bello, bello, bello. Bello ponticello. Quindi vieni qui. E dopo attraversiamo questo ponte. Anzi, prima volevi. Racconta una barzelletta toc toc, visto che. Ah, entusiasmarti, parlare aperta, sì, è meglio. Facciamo queste piccole cose prima che diventino entrambi flirtanti. Allora. Sì, e sii divertente con tua sorella. Ski whiff, panayunchi, whipsabatango, bayarful, Ma che maslimba, bello! yabo, 17 foto. Ulitz, shisaregu! Ops! Panda, snersh, Cosa vuoi? Sì? wallabepso. Trova un cumulo di terra, perfetto. Divertente, sì, ok. Ancora questa cosa dell'arrampicata, no. Diventa concentrata, beh. Forse. Giusto, sali di livello, ball. Non si può guardare dalla... io se fossi qua morirei. Morirei dalle vertigini. Ok, vai qui. E dopo scava. Dov'è che si può andare? Di qui. Scusato. Sì, ti pareva. Che bello! Non vuoi poi. Ah, ecco. Spero che non sia con tuo fratello. Vieni qui. Ma che bello, sto po'. Fertilizza. Vabbè, già che ci siamo, fertilizza. Sì, però dopo. Fatti un po' di esercizi perché. Tu col macete hai. Per oggi hai già dato, eh. Teschio non autenticato. Ma bene, bene, bene. Cosa vuoi? Chiedo un appuntamento. Sì, certo. Uè, epà. Mi piacerebbe fare un'altra foto. Vediamo se. Qui non puoi venire. No. Allora vieni qui. Ok, osserva, ma statti buona, non Tucanè. No! E già sembra aver visitato i ragni! Ah, meno male che abbiamo il repellente, vero? Che schifo! Che schifo! Le bestie più schifose che esistano! Almeno, secondo me io le odio, mi fanno schifo i ragni! Li odio da morire. Volevo... Sì!
ci piace, almeno a me ci piace. Però un po' più... Sì. No, tatti buono 2 secondi. E no, così perfetto. Ah, raggiunto il livello 2 di fotografia. Bene, cari selfie. Vabbè, ma i selfie mi sa che prima o poi dovrò imparare a... Beh, fate un po' di addominali, esercizio, fate... Rivivi i ricordi. Sì, beh, lasciamo perdere. Però puoi mangiarti un avocado e i fagioli neri. Ho paura. Ho paura. Ho paura. Seduce al trono, spero. Sì, quindi vuol dire che Hunter non mi ha perso il macete, va bene. Ma di nuovo sto cacchio di estintore. Ma porca pera. All'improvviso i bradipi. Eh beh, giaguaro, bradipi. Appena svoltato l'angolo, Hunter avverte la... avverte una certa immobilità nell'aria. Alzandolo poi lo sguardo, nota un gruppo di bradipi che lo fissano. Hunter si distrae per un momento e va a sbattere contro un ramo basso. Ma che pirla! Ma che scemo! Scatenando un piccolo nuvolo di vespe incendiarie. No! Che immediatamente attacca i bradipi. Ah, ok, bruciacchiandone la pelliccia. Ma poveri! Cosa deve fare Hunter? Non turbare la pace della natura? E te credo! Distrae le mosche ballando. Una cultura salvadoregna può sviluppare... Oddio, la cultura salvadoregna lui non ce l'ha. Però vorrei provare, ma non vorrei che mi morisse per colpa delle cose incendiarie. Noi non ce l'abbiamo. No, non turbare la pace della natura. Le mosche e i bradipi. Hunter decide di non intromettersi tra mosche e bradipi, anche se la colpa è tua, però sgattai la via sperando che i bradipi riescano a respingere l'attacco delle mosche senza soffrire troppo. Mentre gli animali tornano a confondersi con la canopea, Hunter sente lo sfuggente lamento di un bradipo che forse ha subito un attacco di troppo. Hunter prosegue con una punta di rimorso. E te credo. È pure triste. Ma che è? Scusami, tu cultura salvadoregna... Ah, uno. Beh. Dove andare avanti tua sorella? Che minimo ce l'ha... 3. Aspetta, c'era una cosa che volevo provare a fare. Dov'è? Ok. Ma povero. E qui dove siamo? Dove siamo? Dove siamo? Qui. Ok. Vabbè, vai qui insieme. Qui c'è un altro varco. Qui c'è un varco chiuso che non si può andare. Perfetto. Qui non c'è. Qui non c'è. Qui non c'è. Qui c'è da scavare. Scava. E qui. Qui c'è un avocado. Prodotti dalla. No, vieni tu. Vieni qui. Sono quelle bacche. È vero, sono quelle bacche. Bene, bene, bene. Poi. Oh mio Dio, che figo. Cavoli, dopo deve venire qui. Ma perché? Dopo vieni qui e fai una bella foto di tutto questo. Popò di panorama.
caspita. Ma c'è spugna da fertilizzare di nuovo? Tu sei qui. Vieni qui e sono le bacche. Ah, sì. Cerebrina, quelle per... Sì! Quelle bacche! Non c'è altro da fare qui. Teschio non autenticato, perfetto. Ma qui c'è un altro varco ancora. Oh, aspetta. Uno qui e uno... No, tu sei impossibile. Ah, uno qui, uno qui e uno qui. Ok. No, i pipistrelli! Entrano le... Non... Che sta buono, buono, no. Firma. Ah sì, abbiamo l'esca per pipistrelli, è vero. Ma porca. Ma non hai finito di scavare? Scava, cavolo. Ah, ma no, hai scavato, ma dovevi poi venire qui. Sempre che non tenti il suicidio, ma spero di no. Vuoi? Sii amichevole con tua sorella, ed è? Triste per i bradipi? Ti credo. Ti credo. Quindi abbiamo two option. Due opzioni. Di qua tre opzioni. Oddio, Ambra Baci Cicocò. Vieni a scavare. Ma allora, se volevo vedere ancora una cosa. No, tesori. Tesori un cavolo, due, sì, perché dobbiamo autenticarli. Oddio, Ambra Baci Cicocò, quale sentiero sceglierò? Bella domanda. Uno. Due o tre? Ah, c'è allora un cespuglio da fertilizzare. Ah, mangia il tramezzino che è meglio, anzi. Contiene un fossile, facciamo così. Che cavolo vuoi, Santiago? Anche tu, ancora no. Allora, tu devi mangiare, scavare, scavare, mangiare e dormire. Dov'è già il cespuglio? Ok, dopo fai un pisolino. Ok, direi che abbiamo scelto il sentiero. Vediamo cosa c'è di qui. Apriti un varco col macete e... Poi da quanti minuti registro? Così, tanto solo per... Un quarto d'ora, davvero? Era convinto di più? Cavolo, scusatemi. Statua non autenticata, perfetto. Però se, finché non andiamo al tempio non possiamo portare avanti la tua aspiration. Anche se non so come cavolo fare a trovare un'area fuori dal sentiero battuto, lo ammetto, non lo so. Perché sei fermo qui? Vuoi? Scopri un reperto. Sì, ma io ti ho detto di andare a dormire. E io ho perso di nuovo il cespuglio. Cespuglio! Cespuglio. Hai mangiato il... No? Allora, primo mangia il tramezzino e dopo vieni a dormire. E poi dovresti anche fertilizzarlo dopo che hai dormito, ma... Quello almeno. Speriamo che stavolta non capiti niente che... di male. Quest'ansia, questa attesa mi fa venire sempre l'ansia. Ancora sti bradipi.
Ma non abbiamo di nuovo l'istintore. Allora, tu hai 3, proviamo con distrae le mosche ballando. Sì! Hazel si avventura, allora, le mosche e i bradipi. Di nuovo, Hazel si avventura in un ballo locale cercando di fare molto baccano per distrarre le mosche dei bradipi. L'idea sembra funzionare. Confuse da quella figura turbinante, le mosche decidono di allontanarsi. Un attimo dopo, dagli alberi cade un cristallo. Hazel guarda in alto e incrocia lo sguardo di un bradipo dall'aria occhievole che, dopo un po', ne fa l'occhiolino. Grazie! Oddio! La vacanza sta per finire. No! Resta un solo giorno di vacanza. Sono già passati 3 giorni! Ma porca pera! Allora poi dobbiamo andare. Sì, ma io voglio vedere il cristallo. Dov'è? Dov'è? Cristallo? Ah, sì, manite. Tutto qui? Ma miseria. Vabbè. E di qua dove siamo? Allora, ah, beh. Oh mio Dio. Però non sei tu, Trova autentica 5 reperti. Beh. Apri lo scrigno, beh. Però devo ricontrollare una cosa. Per prolunga la vacanza dal computer. No, dobbiamo per forza andarcene. E io ho lasciato dietro il tavolo. Furbona. Si può pescare. Non mi ricordo se l'abilità di pesca serve o no, ma dopo vieni e scava. Ma prima, dov'è? No, 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 ferma. Prima voglio godermi il fatto che apri lo scrigno, il primo e unico scrigno trovato fino adesso, cioè... Ok, voglio godermi la scena insieme a voi. Uoppa, dai, fai forza. 793 simoleon. Hazel ha trovato degli oggetti meravigliosi nello scrigno, ma gli dei umiscani si sono incoleriti. No! Per la sua trasgressione Hazel ha avuto una maledizione, ma porca pera! Ha guadagnato dei simoleon. Ma no! Ma porca! Che razza di maledizione abbiamo? Hazel è stata colpita dalla maledizione del miraggio del cibo. Che roba è? Ovunque volta il suo sguardo, Hazel non vede altro che deliziosi manicaretti. Ti prego, tenta di non mangiare tuo fratello, Nessuno dei quali però esiste realmente. Mangia del cibo salvadore ignoreale per contrastare la maledizione. Ma porca pera. Questo? Maledizione del miraggio del cibo. Occhialino del bradifo, che figo! Allora... Ah, che bene, abbiamo trovato un macete, ci hanno ridato un macete e basta. Basta? Un macete? Pure giocosa? Ma porca pera, no! Sa, guarda. Vai a... schiaccia un pisolino per tua maledizione. Ma porca appena, non ci posso credere. Ma non è possibile. Qualcos'altro? No, troppo in alto adesso. Io speravo di trovare i bagni umiscani, ma non so da che parte sono, devo dire la verità. Non ne ho la più pallida idea. Quindi, un attimo, prolunga la vacanza. No, direi che appena finito di... si sono un attimo ripigliati entrambi, li manderei a casa e poi ricomincerei la vacanza. Praticamente quanto manca? Che sfiga però! Un solo giorno, ok, sì. Direi che l'unica è... Ma pure, ma basta, pure ragni. Ma porca paletta. Meno male che abbiamo il repellente, però. Ma porca pera.
Sì, sì, tu ridi, ma qui... Ah! C'è poco da ridere. Ma porca miseria, ma noi dovevamo proprio trovare sta cavolata. E... ah, esamina tre trappole, sì, ma finché... vabbè, guarda. Fertilizza un attimo. Anzi, no. No, no. Già che tanto più di qui non andremo avanti, datti alla pesca. Ammasso di terra a forma di reperto. Ma porca miseria, non potevi. Poi... tu... lo devi fertilizzare, in effetti. E anche mangiare. Ma porca miseriaccia, ma non si può essere così sfigati proprio. In effetti, mi piacerebbe tornare a casa solo per fargli autenticare un po' di roba, per vedere se ha trovato qualcosa di interessante o no. Poi però è meglio andare a recuperare soprattutto il tavolo. Se no quello lo lasciamo dietro. Sì, ridi, ridi. Ma porca miseria, ma so... però è bellissimo il disegno del cibo qui. Oh, santa di quella polenta. Ah, cerca un... oh, almeno hai preso un pesce. Determina tre punti di scavo, cioè? Ah, determina... ok. Proviamo... qui. Cerca un cumulo di terra, vediamo. Lascia vivere qualunque cosa tu stavi facendo. Poi sì, è meglio... squagliarcela prima che finisca davvero la vacanza. Ah! Allora, riesci a individuare e ti pareva. Ah, ma posso andare di nuovo anche qui a farlo? No! Lo sciame. Ah, pure le vespe! Ma porca miseria! Ah, ma c'abbiamo il fiore di Guzmania, ok, ok. Dannate vespe. Forse dovrei provare ad andare nell'erba. Ancora niente? Niente cumulo di terra? Non abbiamo questa fortuna? No. Fammi vedere di nuovo un attimo. Ehi! Cosa? 21! Bene, bene. Ma hai trovato una cippa. Ah no, hai trovato un altro pesce, eh. Proviamo se vicino all'acqua ce ne fosse uno, almeno uno. Esemplari. Se ricordo bene. No. Ah sì, almeno uno posso venderlo, dai. Visto che sono pesci doppi. Dai, su. Una cosa almeno. Niente. Bene, direi che li mando a casa. Vediamo se viaggia. Mi sarebbe piaciuto ancora fare, ma la vacanza sta per finire. Sti due preferisco tenerli un attimo. Tenerli buoni e... rivederci alla prossima vacanza, in effetti. Allora, che caldo. Vediamo di non aver dimenticato nulla all'alloggio, perché... bene, eccoci tornati all'alloggio, a parte il... metti nell'inventario. Allora, qui non... mi sembra che ho lasciato niente dietro. Sì, vabbè. Questa è colpa di Hazel. Aspetta. Già che sei qui, un attimo. Cerca un cumulo di terra vicino a casa.
No, non mi sembra che abbiamo lasciato dietro niente, quindi. Tu ancora sta cacchio di maledizione, ma per forza, dai. Ametista, perfetto, direi che fai. Giusto. Una doccia qualcosa. Alla veloce e poi è meglio andare a casa. Raggiunto il livello 5 di archeologia, ora Hunter può analizzare i fossili, tesori, reperti autenticati, nonché estrarre elementi da metalli e cristalli usando il tavolo archeologico. Perfetto! E tanto non hai trovato una cippa. Perfetto, perché? Perché non troviamo un cumulo di terra? Uno, dico, uno solo, così tanto per dargli soddisfazione. Tordita? Scusami. Eh beh, sì. Per averla beccata, sì. Per quante ore? Tre giorni. Oh, miseria. L'abbiamo trovato! Miracolo! Scava. Scava come se non ci fosse un domani. Su. Quindi adesso possiamo fare un bel po' di roba. Dai, su, che poi è meglio che andiamo, davvero. Che brutta cosa, non pensavo di aver beh, non dico proprio sprecato, ammasso di terra, vabbè. Sprecato no, però non pensavo di aver usato tutto il tempo della vacanza per farli aumentare le abilità, visto che erano praticamente appena nati. Direi che possiamo viaggiare verso casa. E la vacanza avrà termine e tutti torneranno a casa. Già, ci rivediamo nel lotto di residenza. Bene, eccoci tornati nel loro lotto di residenza e te ancora sta cavolo di maledizione che tanto parte tra 3 giorni. E vuoi? Cosa volevi? Non ho capito. Ah, impara a conoscere, certo. Peccato che. Dov'è almeno. Sì. E mostra le foto, va bene. Oh, peccato che finché non abbiamo un bel po' di soldini non possiamo cominciare a. Non mi viene in mente. Non possiamo cominciare a costruire la casetta. Dov'è il tavolo? Possiamo almeno comprare un paio di letti così. A parte che c'è scritto. La regola diceva di iniziare a costruire casa. Io però un paio di letti almeno. Lo so, è brutto, ma. Cavolo, almeno un paio di letti glieli voglio mettere, poverini, dai. Oh, che carino! Un po' troppo! Sollievo da disagio 2. Troppo carino. Va bene. Dov'è? E bellino giallo. Lo so, non è bello, ma almeno farli dormire, cavoli, se no mi schiattano. Bene. Tu puoi mangiare un avocado e di nuovo il fagiolo nero. Parte che. Sì, va bene così. Ok,
comitato di benvenuto, non c'era qui vicino un albero? Quell'albero, è vero, ma no. Beh, visto che sei qui, vediamo di aumentare anche la sua abilità. Vediamo un'ultima cosa. 28. Sì, bene, bene. Ok, direi che per questo episodio mi fermo qui, tanto è stato un bel episodio perché finalmente sono potuta andare nella giungla, ma non ho potuto starci tanto perché io stupidamente non mi sono accorta che la vacanza era finita e purtroppo non ho neanche beccato il tempio, maledizione, quindi dovrò andarci per forza nel... Cos'è? Dissolvi la maledizione del miraggio del cibo. Sì, quello che vorrei fare anch'io, ma come? Trovo un modo per dissolvere. Ah, mangiare il cibo. Vabbè, dai, non ti lascio qui 3 giorni. Comunque, dicevo che a me l'episodio è piaciuto. Ah, che caldo, Maremmatron. Mamma mia. Quindi direi che li lascio un attimo riprendere tutti e due, poi... giocando off camera vediamo di autenticare quelle 2 o 3 cose e soprattutto lì nel prossimo episodio li rimando nella vacanza e li fiondo subito nella giungla perché dobbiamo continuare ad andare in giro e soprattutto io voglio vedere il tempio perché sarebbe anche la prima volta che ci vado. Quindi se l'episodio vi è piaciuto mettete mi piace, commentate, ma soprattutto follow me now, yeah, ci rivediamo al prossimo episodio, konnichiwa.